Ciao a tutti, io sono Francesca, ho 28 anni e sono inguaribilmente sarda. E io sono Andrea, ho 31 anni e sono di Roma. 4 anni fa abbiamo scritto un cortometraggio dal titolo Per Anna, ambientato a Gergei, un paesino dell'entroterra sardo che ha dato i natali a mia madre e che rappresenta per me il legame più forte con le mie radici. Con questo progetto abbiamo vinto un bando della Regione Sardegna per cortometraggi di interesse culturale regionale e un premio per la sceneggiatura al Mitreo Film Festival nel 2013. Ora abbiamo la possibilità concreta di realizzarlo finalmente e dunque stiamo cercando le risorse necessarie per chiudere il budget. Per Anna racconta l'incontro tra Nicola, un bambino di Gergei, e Anna, una bambina milanese che si trova nell'isola per motivi familiari. I due bambini provengono quindi da realtà e da ambienti sociali totalmente diversi. Il tutto ambientato negli anni 60. Dunque, bambini, Sardegna e ambientazione d'epoca. Un corto facile, insomma. Anna e Nicola si incontrano il giorno che precede la festa di San Biagio, la festa più attesa soprattutto dai più piccoli. Passano insieme una giornata unica e indimenticabile alla scoperta di un mondo che per Anna è totalmente sconosciuto. Durante la festa di San Biagio tutti i bambini aspettano il loro Sessinetto, un intreccio di frutta, dolci e giunco che rappresenta non soltanto un dono succulento, ma anche il simbolo di una festa che mette al centro proprio i bambini. Nicola è pronta a rinunciare al suo Sessineddu per regalarlo ad Anna, ma quella sera, alla festa, Anna non si presenta. Ci capita di incontrare tantissime persone nella vita e non ci sfiorano nemmeno. Poi ogni tanto ci capita di incontrarne una e non la dimentichiamo più. È quello che succede anche a Nicola e Anna. Quindi, se volete sapere come va a finire questo cortometraggio, potete aiutarci a realizzarlo.